Bentrovati a Cuccioli e Campioni, siamo alla quarta puntata del nostro format. Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti voi che ci seguite da casa. Ormai sapete che Cuccioli e Campioni è una trasmissione che vi porta nel settore giovanile della Pescara Calcio ed è l'unica trasmissione che ha un ospite del Pescara prima squadra in studio, perché noi adesso iniziamo la nostra trasmissione con i Cuccioli. Li conosciamo attraverso i servizi realizzati sul campo, li conosciamo perché sono qui. E poi avremo il confronto con un giocatore del Pescara. E Cuccioli e Campioni ogni venerdì sera ha degli esperti di calcio che sono qui sul nostro parterre, a cominciare da Bruno Nobili. Ciao Bruno, buonasera, ben ritrovato. Buonasera. E questa sera è ospite a Cuccioli e Campioni Dino Zampacorta, un noto, notissimo broker di calciatori e anche agente FIFA. Ciao Dino, grazie per buonasera, essere qui. Buonasera. E questa sera è con noi l'allenatore della squadra ospite, che è Luca Dulisse, allenatore dell'Under 13. Salve, buonasera. Buonasera. E li avete già visti inquadrati dei nostri Alberto Capo e Francesco Salviani, ragazzi dell'Under 13. Ciao ragazzi, benvenuti. Un applauso. Abbiamo farcelo da soli questo applauso. Allora, siete pronti per questa trasmissione? Avete preparato le domande per il giocatore del Pescara? Come al solito arriverà tra circa mezz'ora, 40 minuti per sottoporsi a tutte le vostre curiosità. Bruno, Under 13, come al solito una tua visione su questa età dal punto di vista calcistico. Questa è una bella età, a 13 anni non si pensa molto, si gioca, ci si diverte e basta, e questo dovrebbe essere quello che dovrebbero fare. Non credo che ci siano patemi d'animo per le partite, per i risultati, si gioca, ci si diverte fino a che si può. Dino Zampacorta, che anche abbiamo detto un agente FIFA, a che età comincia a seguire i calciatori? Beh, negli ultimi anni è cambiata tantissimo la storia di seguire i calciatori. Una volta, diciamo che a questa età non venivano seguiti, invece negli ultimi anni io personalmente guardo tantissimo queste categorie, il mister lo sa benissimo, anche forse qualche 2006, sì. Perché? Perché la legge mercato impone questa, perché ci sono tantissime persone che vanno nei campi minori. Io vivendo a Pescara ovviamente non dico che conosco tutti, ma le varie categorie so benissimo come sono messi. Ma quindi frequenti? C'ho una serie di collaboratori, per fortuna, che vanno nei campi minori, altrimenti da solo facevo veramente fatica, perché non è che sto solo qui, come tu sai, giro il mondo. Quindi. E sentiamo il mister Luca Dulisse. Questi ragazzi come sono? Sono una formazione compatta, unita? Si può già parlare a questa età di amalgama? Ma sicuramente questa. E approfitto per dire, questo è il secondo anno che io sono a contatto con loro. Per me è una fortuna, perché si può continuare un lavoro iniziato già l'anno scorso, e quindi di conseguenza la si può sfruttare il secondo anno per far approfondire tutti i vari meccanismi che i più importanti sono quelli che riguardano il discorso, appunto, come dicevi tu, dell'amalgamare, del rispetto, del confronto, oltre al discorso della crescita calcistica che c'è in questa età, che incomincia ad essere, non dico fondamentale, ma quasi. E loro a livello di disciplina come si comportano? Ma loro sono eccezionali, questo è un gruppo eccezionale. Per quanto riguarda la disciplina non posso assolutamente dirgli nulla. L'anno scorso abbiamo girato l'Italia, abbiamo avuto la fortuna di girare l'Italia in diversi tornei, da qualsiasi parte dove andavamo la prima cosa che saltava fuori è questo gruppo era un gruppo a livello di disciplina eccezionale, riguardo le regole, riguardo il rispetto in campo e fuori dal campo. Ha ragione il vostro allenatore, è vero quello che dice? Confermate, lo confermiamo con un applauso? Bruno Nobili, un allenatore che si trasforma anche in un educatore da questo punto di vista. Soprattutto, specialmente a questa età, è soprattutto un educatore più che un allenatore. Perché? Perché a questa età gli dai l'impronta per proseguire poi nella loro crescita. Dino, non l'abbiamo detto, ma tu sei anche molto vicino alla Pescara Calcio, sei uno sponsor. Sì, ho dato una mano dove mi è stato chiesto. Ovviamente sono di Pescara, questa è la mia città preferita, sia calcisticamente ma anche al di fuori del calcio, quindi è chiaro che ci sono dentro, ecco.
E poi sei amico di Daniele Sebastiani. Beh, sì, c'è un rapporto d'amicizia che va precedentemente al calcio, insomma, con Daniele, col presidente e con tantissimi che fanno parte della società, sono amico a prescindere dal calcio. E credo che sono amico anche se un giorno dovessero prendere altre strade. Anche altre squadre? Entrambi. Bene, allora noi iniziamo con le nostre riprese esterne, vediamo questi ragazzi in allenamento, scopriamo che tipo di lavoro fa svolgere il loro allenatore Luis, che ascoltiamo anche nel servizio di Francesco Salviani. Allora, il mio percorso calcistico ha avuto inizio come allenatore, come collaboratore esattamente 15 anni fa qui. Sono stato abbastanza fortunato, ho iniziato subito qui alla Pescara Calcio grazie a una persona che ha chiesto un aiuto, un collaboratore, e da lì è nata, diciamo, questa passione che è proseguita dal gioco e si è trasformata nel sedere in panchina da collaboratore. Da collaboratore ho avuto la fortuna di fare tutta la trafila che credo un allenatore di settore giovanile debba fare, cioè iniziare dalle attività di base, quindi pulcini, esordienti, giovanissimi allievi, fino ad avere la fortuna di fare un'esperienza bellissima in primavera da secondo. Poi ho acquisito il patentino di UEFA B e da lì è iniziata, diciamo, la mia avventura da allenatore in prima. Ma nel settore giovanile del Pescara si vive benissimo, si ha la fortuna di fare delle esperienze ottime. Come ho detto prima, per quanto mi riguarda, ho fatto 10 anni di esperienza eccezionale, stando a fianco a allenatori preparati, allenatori che insegnano tanto sia di calcio e sia per quanto riguarda il discorso umano, che qui alla Pescara Calcio fortunatamente è uno dei primi requisiti che ti chiedono, stando attenti molto all'educazione, alla correttezza, al rispetto e all'imparare ad essere uomo oltre che essere calciatore. Beh, questa è una fase, credo, una delle più importanti, perché da qui diciamo che si buttano le basi per il calciatore, per il giocatore, quindi i requisiti sono quelli della, appunto come dicevo prima, della buona educazione, del rispetto, oltre al discorso della coordinazione, perché comunque vada attraverso un anno delicatissimo dove si ha il passaggio dall'essere tra virgolette bambini a diventare ometti e quindi diventare giocatori. Beh sì, io ho avuto la fortuna di vedere crescere e di avere diversi, uno, diciamo, il più bravo è Marco Verratti, oltre a Capuano, oltre a Roberto Inglese, Bruno Martella, lo stesso tutti i ragazzi che comunque si vedeva che avevano già qualcosa in più. E Marco, come si dice, non c'era bisogno di allenarlo, Marco veniva in campo e aveva già qualità eccezionali, altissime. Io poi chiamo velocemente 3 numeri, ok? Senza palla, veloce, veloce. Io chiamo 3 numeri da 1 a 8, eh? Gli under 13 al Poggio degli Ulivi. Mister Bliss, che tipo di lavoro stavate facendo? Beh, lì era un'attivazione, una fase iniziale di, appunto, una seduta di allenamento. Si lavorava in una fase, uno dei gesti tecnici fondamentali che era in partenza sulla rimessa laterale, dove comunque richiedeva poi un controllo orientato, una conduzione e quindi anche un discorso di visione dove rimettere la palla e così via, per poi passare a un'esercitazione dove si incominciava un po' a alzare il livello, a richiedere un'attenzione un po' più alta con delle attivazioni a livello numerico. E Dino Zappacorta, mister Brisse ha nominato Verratti, Capuano, Inglese, Martella, un bel vanto per il settore giovanile Pescara. Beh, sono tutti ragazzi che poi alla fine sono esplosi, sono andati tra i professionisti, ovviamente quello più di spicco è Verratti,
ma io ritengo che anche gli altri siano di buon livello, insomma. Io auguro a questi ragazzi, a tutti, di arrivare nel professionismo. È una cosa difficile, loro lo sanno, ma ciò non vuol dire che chi non ci arriva è scarso. Ci sono tante componenti che fanno sì che uno diventi calciatore importante tipo Verratti, altre componenti che potrebbero essere la fortuna e tante altre cose che ti fanno rimanere in un limbo più basso, ma ciò non significa che devono provarci fino in fondo. Bruno, tante componenti per formare un campione. Ma certo, ce ne vuole una cosa anche molto difficile, perché sappiamo tutti che, come dice la canzone di Morandi, uno su mille ce la fa. Però è ovvio che ognuno deve fare il suo sforzo per cercare di arrivare il più in alto possibile. Poi dopo è chiaro che i casi della vita, la fortuna, come diceva, ci vuole anche quella, però se uno si impegna e fa, può arrivare a buoni livelli. Volete diventare dei campioni, ragazzi? Ci credete? Sì. O quindi non giocate a calcio solo per divertirvi? Avete tutti quanti un obiettivo? Tutti? Sì. Beh, insomma, mi sembrano determinati, quindi decisi. Decisi, sanno quello che vogliono, e sentiamo che cosa vogliono due di loro, poi li conosceremo tutti uno per uno. Però, come sempre, il nostro servizio prende due giocatori campione per conoscere le loro speranze e i loro sacrifici. Vediamo questo servizio con ripresa e montaggio di Francesco Salviani. Ho cominciato a giocare nella D'Annunzio Marina, poi sono venuto qui al Pescara. Sì, mi hanno chiamato e sono qui a giocare da 3 anni, ormai questo è il terzo anno. Faccio la seconda media. Mi alzo la mattina, poi mi faccio colazione, poi vado a scuola, mi vesto, vado a scuola. Poi quando esco torno subito a casa, mangio velocemente, faccio subito i compiti e vengo ad allenarmi. La sera ceno e se no ho finito qualche compito lo finisco e poi vado a dormire. Non mi pesa per niente giocare a calcio tutti i giorni. Sì, è una passione. Il mio giocatore preferito è Dybala. Ha una bella tecnica, un bel tiro e poi ti gioca nella squadra che tifo, quindi è quello che lo fa diventare il miglior giocatore. Seguo molto il Pescara e quando gioca allo stadio Adriatico lo vado a vedere quasi sempre. Da grande vorrei fare il calciatore. Sì, lo so che le statistiche dicono che sono pochi i ragazzi che diventano giocatori, però io ci provo. Stessa posizione di prima, andiamo veloci. Io ho cominciato a giocare a calcio da 6 anni, iniziavo dove abitavo, nel mio piccolo paesino, si chiama Perano, e dopo mi hanno visto a giocare e mi hanno chiamato per venire qui a Pescara, e questo è il quarto anno che sono qui. Mi sveglio, mi vesto, faccio colazione, vado a scuola e siccome dista circa un'oretta da qui, mangio subito, faccio i compiti e verso le 3:30 più o meno parto e vengo qui ad allenarmi. Poi quando torno la sera a cena e vabbè, finisco i compiti se non ancora li ho finiti, e poi vado subito a dormirmi, addormentarmi perché sono stanco. Io faccio tutti questi sacrifici per il calcio perché è la mia passione e mi incita molto a farlo volentieri. In questi anni penso di aver imparato molto grazie al mister e tutta la mia squadra, che mi migliorano di giorno in giorno, e mi piace stare qui, mi trovo bene. Il mio giocatore preferito è Neymar Junior, che gioca nel Paris Saint-Germain. Mi piace molto perché ha una tecnica eccezionale, e ha un buon tiro, ha molte qualità da giocatore. Sì, io voglio continuare ad andare avanti perché mi spinge molto la mia passione e appunto bisogna sempre provarci, e quindi sono qui. Pronti? Via! Forte!
dai, dai, primo controllo parte, via, primo controllo parte, via, qua fuori, vieni, voglio vedere come parte. Bravi, bravi, vengono da lontano, da Perano, ma c'è anche chi viene da più lontano. Tu da dove vieni? Simona. Come ti chiami? Simone. Simone, perché fai tutti questi sacrifici? Allora, il mio sogno naturalmente è fare il calciatore. Con i compiti è un po' difficile perché comunque facendo la seconda media ci danno abbastanza compiti, però comunque do tutto per riuscire ad arrivare dove il mio sogno, quindi il calciatore, e faccio tutti questi sacrifici per arrivare in fondo. Bravissimo, complimenti. Sentiamo un ragazzo che viene da San Salvo. Chi è che viene da San Salvo? Va bene, anche da dove viene? Angelo. Da San Salvo? Sì. Allora, anche tu, che cosa ti spinge? Diventare calciatore. Vuoi diventare calciatore e anche campione vorresti diventare. E a che ora esci di casa? Ecco, raccontaci un po' la tua giornata, com'è? Mi sveglio la mattina, vado a scuola, ritorno, faccio subito i compiti e alle 3:30 parto per venire qua a Pescara. Chi ti accompagna? I ragazzi che vengono da Celenza. Fate un gruppo. Beh, bravo, insomma, tanti sacrifici anche per te. Da Trigno Celenza, c'è qualcuno che viene da Trigno Celenza? Quanti chilometri ci sono tra Trigno Celenza e Pescara? Lo sai? Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera. Mi chiamo Luca Piccoli, vengo da Celenza sul Trigno e ci mettiamo circa un'ora e mezza per arrivare qui. Un'ora e mezza? Partiamo alle 3, arriviamo con loro e torniamo per le 9. Per le 9. E tu quando fai i compiti? Prima di venire all'allenamento se ce la faccio, se no li continuo la sera. E poi vai a dormire, sarai stanchissimo. Sì. Cioè, non è umano. E a scuola come vai? Abbastanza bene. No? Tutti i giorni tu ti muovi per tre ore di viaggio tra il ritorno per il calcio? Sì. Ragazzi, facciamo un applauso, è meraviglioso questo impegno. Bruno, è commovente quasi questo. No, ma questi sono sacrifici veri. Io adesso non so quanti allenamenti fate una settimana. Tre, un altro, dove c'è la situazione ne facciamo anche un altro. Quindi tre, quattro più partita, allenamenti più la partita una settimana. Questi qua stanno sempre in macchina, in giro. In effetti è un sacrificio veramente sì, grande, sì. Insomma. Dino, tu hai un figlio che gioca nel Giovanile del Pescara, vero? Sì, un figlio che ha fatto tutta la loro trafila e adesso sta in primavera, gioca poco. Uh-huh. Perché se il mister non lo fa giocare evidentemente c'è delle defaianze, lo si allena male tutto quanto, io non metto bocca, lo sanno tutti. Non metti bocca, no? Assolutamente no. Gli altri con sì, presidente, il mio figlio no. No. Assolutamente. Beh, gioca mai. Perché infatti è quello che... Perché sono in tanti, no? Non credo che... Vabbè, a questa età si ruota un po' tutti, ma c'è chi gioca meno, chi gioca di più. Quindi io invito chi gioca di meno a mettere in difficoltà il mister, allenandosi sempre di più, in modo che quando fa la formazione dice, lo guardi, dice che non gioco, ma se vi allenate male, poi gli date la possibilità di dire non giochi perché ti sei allenato male. Questo non vale tanto adesso, ma in futuro sarà così. Quindi chi non gioca si deve allenare di più di quello che gioca sempre. Ma questo non ve lo dico io, lo deve dire lui che ha giocato sempre a calcio. Dovete sempre dimostrare più di quello che siete abituati a fare, perché se l'allenatore c'ha qualche dubbio, esatto, almeno glielo togliete. Mettono in difficoltà. Dino, visto che appunto sei un genitore di un giocatore, si parla sempre, spesso anche nella nostra trasmissione, di genitori che ripongono tante aspettative sui figli. Tu come sei verso tuo figlio calciatore? Questa è una bella domanda che avrei preferito evitare, sinceramente. Perché si potrebbe aprire uno scenario pazzesco. Io sono 27 anni che sono nel mondo del calcio, ne ho viste di cotte e di crude. Io credo che per questi ragazzi ci sono quelle componenti di cui parlavo prima. La famiglia è molto importante, è fondamentale per un'educazione, per accompagnarli, per riportarli, ma non dovrebbero mai parlare di calcio, mai, neanche a casa. Se non chiedere semplicemente com'è andata, come non è andata, invece... Forse a questa età non tanto, ma vedo spesso che si intromettono decisioni tecniche, ha giocato mio figlio, non ha giocato mio figlio, ha giocato mio figlio al posto dell'altro, era meglio che giocava l'altro. E tutto questo va a discapito loro. Tu non influisci quindi su tuo figlio? Assolutamente, quando trovo qualcuno che influisce
Io seguo tantissimi ragazzi giovani, anche di questa età qualcuno, anche se il mister sa che c'è anche uno oltreoceano che è ancora più piccolo di questo, di questi ragazzi qua. Io quando trovo genitori che vengono da me e dice guarda, vorremmo che ci segui mio figlio, li lascio parlare, se parlano tanto, 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 li saluto. Cioè loro devono fare i genitori e tutto ciò che comporta un genitore. Quando si parla di calcio ci sono i mister, c'è una società, c'è il direttore sportivo, ci sono tante componenti che devono parlare di calcio. Le famiglie non sono abilitate a parlare di calcio. Chi è questo giocatore che stai seguendo, questo mini calcio? No, un ragazzino che ho portato l'anno scorso a far vedere qui, nel 2006, fa un po' è argentino, un paese più sperduto del mondo, a 15 ore di viaggio da qui. Io penso che lui sia... possa diventare un giocatore importante. Ho voluto farlo confrontare con una realtà europea che è la nostra, l'ha visto il mister qui l'anno scorso, parliamo, quindi ancora più piccolo, l'hanno visto in 2-3, l'ho portato anche a Sassuolo e al Milan a fare delle prove, tutti quanti hanno detto che talento c'è, però da lì a fare il calciatore passa un abisso, infatti è quello che anche questi ragazzi bisogna sapere. Tantissimi ragazzi ce la mettono tutta, ma come ha detto il mister, uno su mille ce la fa. Però non dovete mai mollare, mai, 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 mai. Ragazzi, se io vi dico un, due, tre pubblicità, la lanciate voi al mio tre? Uno, due, tre? Pubblicità! Torniamo a Cuccioli e Campioni, ancora qualche battuta con i nostri ospiti prima di passare a conoscere i ragazzi. Mister D'Ulisse, si parlava di distanze, per chi arriverà più lontano non c'è nessun favoritismo, no? Per quanto riguarda la preparazione, l'impegno? Assolutamente no, guarda. Nessun aiuto? No, sotto questo punto di vista loro lo sanno benissimo. Io sono... pretendo tanto, mi rendo conto che pretendo tanto, dico sempre a loro che io sono per loro un martello, ma tutto questo è solo per una crescita e per un bene loro. E quindi mi rendo conto che comunque vada, per chi arriva, chi parte, ecco, Trigno, Celenza, Sulmona, fa dei sacrifici enormi. Però è giusto, esistono delle regole e loro, per fortuna, queste regole le hanno già acquisite. Devo dire che le rispettano perfettamente bene. Hanno un decalogo di regole dove chi sbaglia, tra virgolette, paga, ci sono delle piccole multe, cose simpatiche, soldi che poi usufruiscono loro a fine anno, scelgono loro che cosa fare. Ah, però quindi pagano in denaro? Sì, delle piccole multe, 50 centesimi, un euro, ma ripeto, tutte somme che poi vanno per loro, un fondo cassa che hanno loro. Per una merenda finale. Una merenda, una qualsiasi cosa. Però io reputo che, ecco, già da quest'età le regole sono fondamentali. Allora ragazzi, tocca a voi, cominciamo a conoscervi. Cominci tu, nome, cognome, ruolo e poi... Buonasera, mi chiamo Luca Piccoli, appunto vengo da Cerenza sul Trigno, ho 12 anni e faccio l'attaccante. Bene, passavi a lui. Buonasera a tutti, mi chiamo Marco Rastelli, vengo da Pescara e il mio ruolo è il terzino sinistro. Cavalchiamo. Buonasera, mi chiamo Claudio Vespasiano, vengo da Celenza sul Trigno, ho 12 anni e il mio ruolo è l'attaccante. Buonasera. Ragazzi, aggiungete anche che cosa volete fare da grandi. Buonasera, mi chiamo Ciro Sannino, ho 12 anni, faccio il terzino destro e da grande voglio fare il calciatore. Buonasera a tutti, mi chiamo Simone Pierdomenico, vengo da Pescara e il mio sogno è fare il calciatore e farò di tutto per riuscirci. Bravo, deciso. Buonasera a tutti, mi chiamo Daniele Camplone, ho 12 anni, da grande volevo fare calciatore, il mio ruolo è centrocampista. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicola Golini, il mio ruolo è attaccante e da grande vorrei fare il calciatore. Buonasera a tutti, mi chiamo Mattia Dell'Elce, vengo da un piccolo paesino che si chiama Torrevecchia Teatina, che confina con Francavilla, faccio il terzino sinistro e da grande vorrei fare il calciatore. Buonasera, sono Braccia Mattia. E ho 12 anni, faccio il centrocampista e da grande vorrei fare il calciatore. Buonasera a tutti, sono Stefano Lupi, ho 12 anni e da grande vorrei fare il calciatore. Buonasera a tutti, sono Alessandro Croce, ho 12 anni, vengo dalla città Sant'Angelo e il mio sogno è quello di fare il calciatore.
Buonasera a tutti, sono Sebastiano Di Zio, vengo da un piccolo paese che si chiama Cappelle sul Tavo e il mio sogno è diventare un calciatore. Faccio il centrocampista. Buonasera a tutti, sono Giacomo D'Onofrio, faccio il terzino sinistro e da grande voglio fare il calciatore. Buonasera a tutti, sono Simone Bozzolini, vengo da Sulmona, ho 11 anni, da grande voglio fare il calciatore e il mio ruolo è difensore centrale. Buonasera a tutti, sono Antonio Mizzoferrato, vengo da Prato Laverigna e il mio sogno, sono centrocampista e il mio sogno è fare il calciatore. Buonasera a tutti, sono Luca Memmo, ho 12 anni, faccio attaccante e il mio sogno è fare il calciatore. Buonasera a tutti, sono Marco Delle Monache, il mio ruolo è attaccante, ho 12 anni, vengo da un piccolo paesino che si chiama Cappelle sul Tavo e il mio sogno è fare il calciatore. Buonasera a tutti, sono Alessandro Monti. E vengo da Pescara, gioco difensore centrale e il mio sogno è diventare un calciatore. Buonasera a tutti, sono Federico Faiella, faccio il centrocampista, vengo da Sulmona e il mio sogno è di diventare calciatore. Buonasera a tutti, sono Alessio e faccio il portiere. Da grande vorrei diventare uno dei portieri più forti al mondo o almeno d'Italia. Giù di lì. Buonasera a tutti, sono Filippo Parolini. E faccio il centrocampista, da 3 anni, questo è il terzo anno che sono qui, da grande vorrei fare il calciatore. Buonasera, sono Angelo Preta, faccio il difensore centrale e da grande voglio fare il calciatore. Buonasera a tutti, sono Cristian Antonelli, ho 12 anni, vengo da Lanciano e il mio sogno è fare il portiere. Buonasera a tutti, sono Diego Luciano, ho 12 anni, vengo da Pescara e da grande voglio fare il calciatore. Buonasera a tutti, sono Mattia Barretta, da 12 anni, ho 12 anni, vengo da Pescara e il mio sogno è diventare calciatore. Bravi, bravissimi, tutti determinati, tutti con un sogno ben preciso, qualcuno addirittura vuole diventare uno dei più grandi portieri del mondo, no? Lui, giusto, dei più forti portieri del mondo. E mi dicevi Bruno che c'è il nipote di un calciatore... importante di, qui? Di un calciatore che è stato un calciatore importante, che è Elio Parolini. Ex del Pescara. Ex anche del Pescara, sì. Inter. Chi è? Laggiù. Ah, è lui, quindi il futuro portiere? No, 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 portiere è lui, quello accanto. Okay. Lui gioca a centrocampo. Okay. Gioca. Allora, bene, diamo il microfono. Possiamo dare il microfono? Figlio del ciclista. Lui. Sì. Allora, tuo nonno... Che cosa ti hanno raccontato di tuo nonno? Cosa che sai? Mi hanno raccontato che giocava difensore e ha giocato a molte squadre, tra cui il Pescara. E mi hanno raccontato che era molto forte e che ha marcato addirittura Anastasi, che era un grande attaccante del Juventus. E ha giocato anche nell'Inter in Serie A. Ti ha raccontato lui che era forte? Sì. Beh, chiaro. Beh, naturalmente tu Bruno lo conosci bene. Beh, sì. Elio sì, lo conosco da... Allora, adesso ci sono delle domande per il nostro ospite. Prima del giocatore del Pescara che sta per arrivare a Cuccioli e Campioni, c'è qualche domanda a sorpresa per Nino Zappacorta, che abbiamo detto è un broker di calciatori ed è anche un agente FIFA. Fate chi bravi, è che vuole fare la prima domanda a Nino Zappacorta? Allora, passate bravi, il microfono, bravi, ricordaci il tuo nome perché non li ricordiamo tutti. Non fate domande difficili. Buonasera, sono bravi. Stefano Lupi e la mia domanda è... Ha fatto cedere lei la Padula al Milan? Che hai fatto? È rimasto senza parole. Diciamo che sono stato una parte importante nella cessione di la Padula al Milan. Perché? Perché avevo buoni rapporti con il Milan, oltre che con il Pescara, e avevo proposto la Padula e altri due al Milan, sempre giocatori del Pescara, già da novembre, quando la Padula aveva fatto 8 gol, 9 gol, 10 gol, li avevo già segnalati a Gagliani e al Milan, soprattutto a Gagliani. Non mi diedero ascolto, nel senso che ritenevano che era un buon giocatore, ma anche gli altri due che avevo segnalato, però mi dissero che erano un po' troppo attaccanti. Troppi. Chi avevi segnalato? Ma non me l'ha chiesto, ragazzi, parliamo di la Padula.
E alla fine invece poi la padula è esploso e mi hanno richiamato, ecco questa la posso raccontare, sono stato chiamato e mentre stavamo a Trapani in tribuna alla partita di ritorno, subito dopo il gol che fece Verre si era scaldato un po' l'ambiente lì in tribuna, eravamo solo 7-8 persone lì, i dirigenti, e mi chiama Gagliani, voleva parlare di la padula, insomma. Allora gli ho detto, io forse è il caso che mi richiami, stiamo per prendere gli schiaffi qua, possiamo parlare di la padula. E poi insomma la padula è andata al Milan, ecco. Ci siamo visti nei giorni successivi, poi la padula è andata al Milan. Questa amicizia così forte con Gagliani com'è nata? Beh, io diciamo che simpatizzavo e tuttora simpatizzo per il Milan da sempre, da quando ero bambino come loro. Poi ovviamente stando nel mondo del calcio ho rapporti con tutte le squadre, quindi diciamo che sono diventato un po' imparziale, anche se quando gioco il Milan qualche emozione in più la provo e qualche dispiacere, tipo l'altra sera che eravamo lì a San Siro, l'ho provata quando c'è abbiamo perso con l'Inter all'ultimo minuto, ma ci sta, lo sport è questo. E da lì è nato questo legame sempre più forte con Gagliani, con Berlusconi, con le persone lì che fanno parte del mondo del calcio e sono appassionati. E niente, quando c'è qualche giocatore, qualche ragazzino, lo porto al Milan, se lo facciamo vedere, che il mio lavoro è questo. Quindi fate amicizia con Dino Zampacorta, no, magari ma poi lasciate il vostro numero di telefono, non tanti, si sa mai. Me che vanno ancora meglio di me. Seconda domanda per il nostro ospite. Ma l'ospite sono io? Sì. Allora, tutti a me fanno le domande. Io sono Simone Bozzolini e la mia domanda è come ha iniziato la sua carriera di assicuratore di giocatori così importanti? E questa è una bella domanda. Io ho iniziato perché come voi volevo giocare a calcio e forse avevo anche le capacità. Poi quella fortuna di cui si parlava prima a me non è stata molto benevola, mi sono rotto due volte il femore sapete no? È una parte importante per giocare a calcio, poi mi sono rotto un po' tutto, dicevo che ero fragile a livello di ossa e ho lasciato perdere, non so dove sarei potuto arrivare ma ho lasciato perdere, però la voglia di rimanere nel mondo del calcio in qualche modo c'è sempre stato, avevo dei sogni come voi di giocare ma poi li ho trasformati e casualmente io andavo a scuola, ero un po' più grande di voi, andavo a scuola con l'attuale tecnico dell'Empoli, Vivarini, che è stato anche allenatore del Pescara, adesso fa allenatore all'Empoli, andavamo proprio a scuola insieme, facevamo il quarto, il quinto se non vado errato, con un altro ragazzo di Amici Sedemondo che era molto forte, anche questo qua, un esterno mancino, e con un portiere giocavano a Francavilla. Io ho iniziato a fare le assicurazioni così, ma per non dipendere dai miei genitori, giusto per prendere un gelato senza chiedere ai miei genitori, ho cominciato a dire, ma perché non vi assicurate, vi fate sempre male? E, insomma, venivano a scuola il lunedì tutti zoppicanti, assicurate, assicuratevi, loro mi hanno dato diciamo, fiducia, hanno fatto una polizza contro gli infortuni, quando uno si fa male, e poi la loro sfortuna è stata che si sono fatti male in quell'anno lì, e io sono stato bravo a fargli vedere che quella cosa che avevano pagato, questa polizza, alla fine gli portava dei soldi perché si erano fatti male. E da lì uno andò a giocare a Rimini, uno andò a giocare a Lodigiani l'anno successivo, io sono stato lì, fatemi conoscere i compagni, e da lì sono arrivato con molti sacrifici, ad avere quasi 1000 calciatori assicurati professionisti, una ventina di società intere e abbiamo una trentina di ragazzi in procura. Ragazzi giovani, a me piace lavorare con i giovani. Anche qualcuno più grande, anche del Pescara e della squadra, ma a me piace lavorare con i ragazzi, i giovani, mi danno soddisfazione, molta soddisfazione. È una bella favola quella di Dino Zampacorta, insomma, costruita veramente da origini semplici, sì. Perché tu non... No, non ho giocato io. Terza domanda per Dino Zampacorta. Buonasera, mi chiamo Claudio Vespasiano. La mia domanda è, lei è stato in passato presidente del Brescia, ha mai pensato di fare... No, presidente, dirigente del Brescia. Ha mai pensato di fare il presidente di una squadra in Abruzzo? Mi piacerebbe tanto, perché sai, il presidente, già la parola stessa, presidente, vuol dire che ricopri la massima carica in una squadra di calcio. Certo, non è semplice, perché ci vogliono, insomma, i soldi, ma... Questa è una componente importante, ma potremmo anche... Ma ci vuole una struttura, ci vogliono le capacità. Qualsiasi presidente di qualsiasi settore si tratti, di una fabbrica, di un'azienda, di calcio, di basket, insomma, ha bisogno di tante componenti, di capacità, di saperlo fare. Io credo di averle, però ci può stare che prenderò una società di calcio. Adesso sei in Abruzzo o fuori dall'Abruzzo, non lo so, perché io sono di Pescara, ma vivo pochissimo a Pescara, nel senso che... C'ho degli uffici a Milano, a Brescia, abbiamo un'organizzazione di 20-30 ragazzi che vanno in giro a guardare i ragazzini come voi tutte le domeniche,
quindi sono sempre in giro, anche molto in Argentina, in Uruguay, sono partito qua sempre per il calcio. Quindi non è detto che lo devo prendere in Abruzzo, potrei prendere anche una società in Italia o addirittura all'estero. Quindi ci stai pensando? Ma sì, perché chi mi conosce sa che questo è un altro obiettivo che io avevo da ragazzino, poi spero si coroni. Quarta domanda per Dino Zampacorta. Io sono Alessio Canepari e la mia domanda è: ma almeno uno dei due fratelli Mauri potrebbe portarlo a Pescara? Scusa, se ho sentito male, uno? Ma almeno uno dei due fratelli Mauri può portarlo a Pescara. Beh, i fratelli Mauri, vabbè, parliamo di quello più giovane, José, che in pratica l'ho conosciuto, aveva l'età vostra. E l'ho trovato in un... me l'hanno presentato, perché un ragazzo lavora per me in Argentina, e mi ha detto, c'è un ragazzo forte, ma veramente aveva... loro sono 2005, giusto? Sì. E aveva un anno in più di voi, quindi siamo lì. E mi hanno detto, c'è questo ragazzo forte, vedilo, vedi, sei andato a vederlo, effettivamente sì, si vedeva che era fisicamente bravo, buono, bello, si vedeva, insomma, tonico. E ho fatto la solita trafila, l'ho fatto venire qui in Italia, gli ho fatto fare i provini a Brescia, perché ero dirigente del Brescia, poi per ovvi motivi l'ho fatto vedere a Parma, è rimasto a Parma e in pratica ha fatto una scalata così. Nell'arco è stato, ecco, volevo ricordare questo, siccome voi non sapete ma ve lo dico io, essendo argentino aveva bisogno del passaporto italiano, cioè quindi provate a immaginare voi nella vostra mente che domani arriva un signore come me e vi dice... vi prende e vi porta dall'altra parte del mondo, dice vuoi provare a giocare a calcio? Ecco, bisogna andare in Argentina, voi lasciate la mamma, il papà, la nonna, la zia e seguite questo signore. Ecco, lui ha fatto così, ma la cosa brutta è che è stato quasi un anno senza poter giocare perché non c'aveva il passaporto italiano, in attesa di passaporto. Quindi voi provate a immaginare, andate dall'altra parte del mondo, non parlate lo spagnolo, senza genitori, senza nulla, allenamenti tutti i giorni, arriva la domenica, non può giocare. Quindi ha fatto dei sacrifici veramente grandi, come i vostri in questo momento, vedo questi ragazzi che si fanno, non so, un'ora e mezza di macchina, è veramente tantissimo, però alla fine il lavoro paga. Paga poi la componente fortuna, ecco, lui il secondo anno che ha cominciato a giocare era diventato capitano del Parma, gli allievi, ha vinto lo scudetto allievi e tutto quanto, ha avuto un'escalata così, ma per uno che ha avuto un'escalata così ce ne sono anche tanti che non l'hanno avuta, ma non vuol dire che la vita non sorride lo stesso agli altri. Bene, belle parole, una lezione che vi sta dando Dino Zampacorta. Ultima domanda per il nostro ospite. Buonasera, sono Antonio. Tra lei e il presidente Sebastiani c'è una rivalità sportiva sui campi? Chi è il più forte tra voi due? Ma indubbiamente, questa è una domanda. Io non ho giocato a calcio, ma sono... ecco, Ibrahimovic, io sono tipo Ibrahimovic. Cioè nel senso che faccio forse 200 metri durante una partita, cioè corro poco. 2 metri. Ecco, ma io qui abbiamo Bruno, tu l'hai visto, hai giocato anche con lui, ecco, sì, raccontaci però, le caratteristiche. Lui fa 2 metri. Però c'è anche da dire che le poche volte abbiamo giocato ti ho fatto vincere. Sì. La verità è questa. Sebastiani, io quando giochiamo gli passiamo sempre la palla, perché è il presidente. Quindi lui fa gol, è contento, noi diciamo che è forte, ma in realtà, insomma, o no? Va in mano al mister, lo mette in panchina, ecco questo. No. Io poi lui visto va in giocare panchina. Dino e il presidente Sebastiani, no, no, bella, non ho mai avuto modo di vedere. No, invece Bruno gioca bene. No, il presidente gioca bene. Gioca bene. Che significa allora che io sono scarso? No, facciamo a capirci. Tu sei un po' più statico del presidente. Sta dicendo così perché il presidente, perché il presidente diceva a me che... Ecco, allora in questa che rally interviene il presidente Sebastiani, che ha un video a sorpresa per te, un video messaggio per te, sentiamo. No, vedi? No, allora vedi. Mi avete chiesto un parere su Dino Zampacorta calciatore. Dino Zampacorta ha uno sponsor, ogni volta che entra in campo ha uno sponsor personale, che è la Indesit. Perché? Perché lui fondamentalmente gioca con la lavatrice sulle spalle, va un all'ora, quindi come calciatore poco meno di zero, come agente, come procuratore, come grande conoscitore di calcio gli do un bel 5. Un grande saluto a Dino e a tutti i ragazzi di Cucciolo e Campioni. Questo è stato,
è stato una... più cattivo perché gli cattivo. Ha detto la lavatrice, io ho detto sì. Che fai a 2 metri. Vabbè, insomma, comunque sono è stato più uomo diretto questo. Quasi d'accordo. Adesso lo chiamo. Mi piace, cioè, continuo la replica. Però ti ha dato 5, cioè è stato proprio avaro di voti. 5. Noi scherziamo sempre, noi scherziamo fino a stamattina. Un casino. Cioè, però... ci piace ridere, ci piace scherzare, ovviamente a calcio non sappiamo giocare nessuno dei due. Bruno gioca a calcio. Bruno sì. Gioca a calcio, noi ci giochiamo con le pantofole, insomma. E salutiamo il presidente Sebastiano. Che ride Mucciante, ridi Mucciante. Eh sì, ci ha fatto fare le belle risate il presidente Sebastiani insieme in questo siparetto con Daniele Sebastiani. E adesso ci lasciamo per la pubblicità e poi arriva Ahmad Ben Ali. I nostri cuccioli sono prontissimi a raccogliere Ahmad Ben Ali. Eccolo qui il nostro campione di questa sera. Ciao, ben arrivato, grazie per essere qui a Cuccioli e Campioni. Ragazzi, siete pronti con le vostre domande? Sì. Allora, la prima volta che viene intervistato da una platea di ragazzi? O... Sì, c'è sempre una prima volta. Allora, noi adesso rivediamo alcune fasi della tua carriera con questo servizio, questo profilo su di te che ha preparato Massimo Profeta. Una vita particolare, quella di Ahmad Ben Ali, centrocampista di 25 anni, ha giocato in tutte le giovanili delle nazionali inglesi, ma lui non ha nulla di anglosassone, è nato a Manchester, ma quando la Libia gli ha chiesto di giocare per la nazionale maggiore, ha detto subito sì. È figlio di mamma inglese, padre libico, nonno tedesco e nonna scozzese. Il City, quando lo scarica nel 2011, non pensava di aver perso un potenziale grande giocatore. Un anno dopo lo prende il Brescia a parametro zero, merito dell'ex DS del Pescara Andrea Iaconi, che appunto in queste cose ha sempre avuto l'occhio lungo. Dal 2013 comincia a giocare stabilmente in Serie B e lui, ragazzo cresciuto col mito di Ronaldinho, mette insieme 13 gol in 2 anni. Lo ingaggia il Palermo per farlo giocare in A, ma Iachini lo boccia e Ben Ali viene prestato alla Pescara. Diritto di riscatto a 1 milione per il Delfino in caso di promozione. Il meglio lo ha dato da trequartista a Trapani il 17 ottobre 2015, Oddo vara la cosiddetta banda Bassotti. Caprari più Ben Ali alle spalle di Gianluca Lapadula. Il calciatore offre il meglio di sé, segna il primo gol in bianchezzurro. Andrea Iaconi ha sempre dichiarato Ben Ali più altri 10, proprio a sottolinearne le grandissime doti. Senza dubbio da incorniciare il campionato 2015-2016, altri 3 sigilli contro Perù, una delle partite più belle dell'ultimo decennio, Pro Vercelli in trasferta e poi si smarrisce nel periodo più cupo della stagione. Espulsione per 4 giornate, eccessive, ma tant'è. Era il 2 aprile, fine match col Como, a Ben Ali, duello rusticano con Barella, saltano i nervi. Con la testa giusta torna nella fase decisiva. Segna un gran gol nella trasferta di Modena, un altro sempre al Braglia in compartecipazione con la Padula e poi l'inizio dell'apoteosi nell'andata della finalissima playoff col Trapani, sua l'importantissima rete dell'1-0. Ben Ali, Pescara 1, Trapani 0. Azione di Caprari, pallone in mezzo, la girata di Verre, la respinta di Nicolas, pallone recuperato da Zamparo, un tiro cross, ci ha messo il piedone, il sinistro, Ben Ali che ha toccato la sfera, è riuscito solo a deviare con il piede, Nicolas che stava per compiere un autentico capolavoro, la Padula, la finta, la Padula, sì. La Padula, sinistro, rosa! Siamo già sul versante opposto, Citro, tutto solo, Citro e il sinistro, rete, Trapani in vantaggio, Citro. E c'è il gol! Finita, caro Marco, lo possiamo dire adesso, lo possiamo dire, lo possiamo dire, lo possiamo...
secondi, fuori il pallone di testa indirizzato da Petkovic ed è finita il ritorno in Serie A dopo tre stagioni di purgatorio. Il ritorno in Serie A al debutto nel massimo campionato contro il Napoli, gli bastano 8 minuti per bruciare Koulibaly, fare il pallonetto a Reina e griffare il primo gol in Serie A. Al termine di una stagione che definire orribile non rende esattamente l'idea, ne realizza 6, tanta roba. Si applica in un ruolo, quello di esterno nel 4-3-3, non proprio congeniale alle sue caratteristiche, ma Zeman, subentrato a Oddo, gli dà sempre fiducia. In estate però il solito tormentone, come per altri. Benali resta o parte? Si parla soprattutto di Sampdoria e Bologna. Alla fine il calciatore anglo-libico rimane alla corte del Boemo. Dalla panchina entra e segna un gran gol col Foggia, titolare nelle successive due gare contro Perugia e Frosinone, ma nelle gerarchie c'è prima il 18enne talentino dell'Atalanta, Cristian Capone. Scampoli di gara contro Salernitana, obiettivamente alla Rechi, Benali stecca ed entella. Ritrova la maglia da titolare contro il Cittadella quando si salva dal grigiore generale. Rigore trasformato festeggia così la nascita di Adam. A Parma, storia dell'ultima giornata, torna con grande umiltà in panchina e quando entra partecipa attivamente al blitz firmato da Brugman. Difficile rinunciare ad un calciatore di qualità come Benali. Zeman non ha preclusioni, a decidere è sempre il campo, lo dimostrano i casi di Coda e Fiorillo. Siamo certi che accadrà anche con Ahmad, dipende solo da lui. Emozionante questa scheda di Massimo Profeta, Bruno Nobili, abbiamo vissuto delle belle emozioni con Benali. Ah, certo, specialmente per quello che riguarda la promozione, ma io direi che lui ha fatto bene anche in A, anche se è stato un anno disastroso, però realizzare 5-6 gol in una squadra che si può dire era retrocessa già dopo un mese o due, insomma, è un buon risultato. Tu hai conosciuto Benali a Brescia, Dino? Sì, sì. Sì, un po' di anni fa, quanti anni fa? Sì. 2012? Sì, 2012. Sì, sì. Sì, sì. 5-6 anni fa? 5 anni fa. 5 anni fa. Era basso come lui in 5 anni fa. Infatti, sono cresciuto tanto. Persi i capelli, però. Si vedeva che era forte, si vedeva che era forte. C'è Andrea Caracciolo che, insomma, a Brescia ha fatto la storia e tutto quanto, quando giocava bene lì, diciamo dire, l'aveva sposato subito, perché con lui tecnicamente è fortissimo. È un giocatore di qualità, ma anche di quantità, perché di solito la qualità non si abbina alla quantità, ma lui corre dal primo minuto. C'è un giocatore importante, adesso sta facendo fatica perché con il 4-3-3, ma lui secondo me può fare tutti i ruoli, anche il terzino può fare. Quando uno sa giocare a calcio, si gioca a calcio. Siete d'accordo voi? Il terzino può fare l'attaccante? Certo che lo può fare. Se sa giocare, sa giocare. O no? Ecco, questo. Sentiamo il mister. Beh, è chiaro, quello che dice Dino è giustissimo. Quando è un giocatore con delle qualità importanti, ha la qualità, c'ha bene l'intelligenza calcistica, lo puoi far giocare dove vuoi. Quindi sposo appieno il discorso che fa Dino. Poi specie a questa età, dove dal mio punto di vista non hai ancora appieno la conoscenza di un ruolo ben definito e quindi puoi permetterti il lusso di divertirti, tra virgolette, e quindi far giocare un ragazzo una volta da una parte e una volta dall'altra. Credo che sia una cosa giustissima, assolutamente. Bene, ragazzi, è il vostro momento, potete iniziare con le domande al Jolly, che è ospite a Cucciolo dei Campioni. Benali. Buonasera, io sono Simone e la mia domanda è: qual è stato il tuo momento, il momento più bello della tua carriera calcistica? Difficile. Mi sono emozionato vedendo questo video. Però. Bravo, Dino, è vero. E complimenti a Massimo Profeta che ha fatto emozionare. Però penso l'anno della promozione, penso è stata un'emozione unica, vincendo il campionato penso che è ancora più bello vincendo i playoff, quindi penso è stata la partita più bella della mia carriera, però anche l'esordio in Serie A anche, quindi uno di due. Grazie.
Buonasera, sono Antonio. La mia domanda è se lei diventerebbe un mister, se lei diventasse un mister, quale sceglierebbe, un giocatore più tattico, più tecnico o atletico? Dipende dove alleno. Se alleno la squadra di... secondo me un allenatore bisogna adattare, bisogna vedere che giocatore c'ha a disposizione, se i giocatori... secondo me un giocatore moderno deve essere pure tatticamente bravo, però deve essere pure fisicamente bravo, quindi come lo dice Dino pure, si deve adattare a fare tutti i ruoli, quindi un giocatore moderno dovrebbe fare tutti i ruoli, dovrebbe essere capace a correre 90 minuti e tatticamente deve essere bravo, quindi un giocatore secondo me 2017 deve essere completo, quindi devi cercare di fare tutto. Ok, grazie. Buonasera, sono Luca Membo. Le volevo chiedere che differenza c'è tra il campionato di Serie A e il campionato di Serie B, visto che lei ha giocato in tutte e due? Sì, c'è tanta differenza. Ci sono quelli che dicono che c'è poco, però non è vero. C'è tantissima differenza. Penso che tra Lega Pro e Serie B non c'è tantissimo, però secondo me c'è tra la Serie B e Serie A un salto enorme che... Vedi sempre le squadre che fanno un salto di qualità, fanno sempre fatica. Vedi quest'anno Benevento non ha ancora fatto un punto e Verona ha fatto 4. Secondo me la differenza è che stai giocando contro i campioni che vengono dappertutto, quindi Serie B sono tutti giovani che possono diventare bravi pure loro, però sono tantissimi giovani che in Serie A secondo me devi essere già completo, quindi questa secondo me è la differenza. Ok, grazie. Buonasera, mi chiamo Marco Delle Monache e la mia domanda era: che cos'è per lei il calcio? Bella domanda. Per me calcio è, da piccolo è stato tutto. A scuola, quando sono tornato, ho spaccato le finestre, tutto. Come vuoi, penso che giocavo a casa, nel giardino. Per me è stato tutto. Guardavo da piccolo, guardavo tutti i campioni e pure per questo che... Per me giocare l'anno scorso in Serie A è stata un'emozione unica perché da piccolo guardavo i giocatori come Totti, come Buffon, e poi mai pensando che un giorno sarei in campo con loro. Invece l'anno scorso ho realizzato il sogno, quindi lavori per questo e per me, come l'ho detto prima, calcio è tutto. Grazie. Buonasera, mi chiamo Marco Rastelli e la mia domanda è se come ti trovi nella Pescara Calcio come gruppo? A Pescara mi trovo molto bene, infatti son rimasto quest'estate perché qui mi trovo bene, penso che c'è una società che sa lavorare bene, c'è la squadra forte, mi piace la città, sto bene qua, quindi... Per me è inutile cambiare quando uno sta bene, perché deve andare via o deve cambiare l'aria così. Quindi io a Pescara penso che è una delle città più belle che c'è in Italia e quindi penso Pescara è una bellissima, bellissima piazza. Questo lo posso confermare io se mi permettete, perché c'erano squadre che lo volevano in Serie A, ma lui stava per andare alla Sampdoria, era proprio in... Lui ha detto... Mi piace stare a Pescara. E tu eri testimone, quindi l'ha detto, te l'ho confidato. Certo, no. Lo si sa chi è nell'ambiente. Facciamo un applauso, Un giocatore così attaccato già a Pescara. Vai. Buonasera, mi chiamo Luca Piccoli e la mia domanda è: quando porti in vantaggio la tua squadra in situazioni molto importanti, come ti senti? Penso sapete pure voi, che quando spingi la rete... Emozione unica, quando tipo per esempio quando ho fatto il gol fino ai playoff, molto emozionato, sai, quando porta la squadra in vantaggio, poi la squadra alla fine va a vincere, è il massimo, quindi come sapete voi, per l'attaccante almeno, il gol è tutto, soprattutto quando la squadra vince. Ok, grazie. Prossimo. Buonasera, mi chiamo Claudio Vespasiano e la mia domanda è: a quale giocatore le piacerebbe somigliare?
Mi piacerebbe tanti, però no, dipende. Mi piace i giocatori che giocano di qualità. Non so se ti ricordi Ronaldinho, questi giocatori così, però i giocatori che fanno la differenza, secondo me sono pochi. Mi piacerebbe giocare come Messi, però siccome non ho i piedi faccio fatica, quindi no, mi piace i giocatori che fanno la differenza, che fanno i gol, e mi piace guardare quelli. Ok, grazie. Buonasera, la mia domanda è: come si è sentito la prima volta che ha segnato in Serie A? Una bella soddisfazione, soprattutto perché contro una squadra come il Napoli, contro un portiere come Reina, che è molto forte, quindi ti dà pure la fiducia, perché sapendo che puoi segnare contro una squadra importante come il Napoli, ti dà fiducia per andare avanti a giocare il campionato al massimo. Ok, grazie. Buonasera, sono Simone Pierdomenico e volevo chiederti se sin da piccolo notavi una netta differenza tra te e gli altri. Tra me? Gli altri. Se ti dico la verità, io non mi divertivo da piccolo, e non è che stavo lì a guardare se ero più bravo io, se erano bravi loro, che io giocavo perché gioco ancora, perché mi diverto, e mi piace giocare pallone, quindi non è che giocavo per poi sicuramente allenavo, facevo di tutto per diventare calciatore, però mi sono divertito pure, quindi questo secondo me, soprattutto a vostra età, ti deve allenare bene, però ti deve pure divertire, quindi questo secondo me è la cosa più importante. Grazie. Buonasera, mi chiamo Daniele Camplone, la mia domanda è: a quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? Iniziato da piccolo, già c'ho una figlia, un figlio a casa che ha 3 anni, che già mi sta rovinando la casa con il pallone. Come lui, facevo come lui da piccolo, sempre il pallone in mano. Ho cominciato da 4-5 anni, giocando a scuola, fuori scuola, sulla strada, così. Va bene. Grazie. Buonasera, mi chiamo Nicolò e la mia domanda è: da piccolo aveva anche un'altra passione, oltre al calcio? Sai, non tanto. Io quando andavo a scuola, poi quando finivo a scuola giocavo pallone, giardino, fuori, calcetto, così. Non sono, no, se ti dico la verità, sempre pallone o a scuola. Ok, grazie. Buonasera, mi chiamo Mattia e la mia domanda è: che lavoro le sarebbe piaciuto fare se non fossi diventato calciatore? Non ci ho mai pensato, però non lo so, mi piace, ancora mi piace. Io studiavo bene, quando andavo a scuola mia mamma mi faceva andare tutti i giorni, anche se chiedevo di stare a casa, però andavo tutti i giorni, studiavo bene, poi alla fine mi ha fatto bene, quindi forse un giorno tornerò a studiare, però ancora non lo so cosa avrei fatto. Ok, grazie. Buonasera, sono Mattia e la mia domanda è: che consiglio dà a noi ragazzi per continuare a coltivare la nostra passione? Io dico sempre che devi ascoltare quelli più grandi, devi ascoltare quello che ti dice l'allenatore. A volte pensi che ce l'ha con te, o uno ti sta dicendo una cazzata, però io penso che devi accettare i consigli di quelli più grandi, perché forse hanno vissuto quella situazione, o magari tuo padre che ti dice una cosa. Bisogna accettare sempre i consigli, bisogna cercare di migliorare tutti i giorni. Quando vai all'allenamento non vai a scherzare, non vai a ridere, vai lì e devi migliorare tutti i giorni, così ti rende al massimo. Ok, grazie. Buonasera, mi chiamo Stefano e la mia domanda è: se potessi tornare indietro nel tempo, dove miglioreresti? Cosa? Cosa vorresti fare? Cosa vorresti migliorare di come giochi se potessi tornare? Ah, indietro? Ok. No, tante cose. Io ancora ho tempo di migliorare. Io penso che un giocatore deve migliorare tutti i giorni. Io mi alleno per questo.
non è che sono arrivato a 25 anni e sono un giocatore completo, sono un giocatore che non può migliorare. Ho 25 anni e penso ancora c'ho margine di miglioramento, quindi penso che io devo migliorare tutti i giorni, devo imparare, devo accettare i consigli del mister e poi penso piano piano diventerò il giocatore che voglio diventare. Il prossimo. Grazie. Buonasera, sono Alessandro Croce. La mia domanda è: con quale tra i giocatori del Pescara hai legato di più? Negli ultimi tre anni ho giocato con i grandi giocatori, però soprattutto grandi persone. Sono molto legato a Brugman, che è un amico. In ritiro siamo in camera insieme, quindi probabilmente Gaston. Buonasera, sono Sebastiano e volevo chiedere con quale difensore ha avuto più difficoltà? Bella domanda. Già nell'allenamento ci sono i difensori forti, quindi se io penso se mi alleno contro i difensori forti è sempre mi fa sempre bene, perché quando arrivo domenica affronto i difensori forti, quindi sono abituato. C'ho già Andrea Coda, Cesare Bovo, che sono fortissimi, Ugo Campagnaro. Quindi già nell'allenamento faccio fatica. Però penso in campo, giocatori come Bonucci, giocatori come Chiellini, che già se gli dai un secondo ti mangiano le caviglie, quindi devi essere bravo, devi essere rapido e intelligente. Buonasera, sono Giacomo, la mia domanda è: come è stato giocare al fianco della Padula? Gianluca qui ha fatto molto bene, sapete voi che ha fatto 30 gol e quindi è stato molto bello, perché a volte quando giochi con uno già sai come funziona, lui mi conosceva, io conoscevo lui e quindi lui sapeva che quando prendevo palla lui si doveva muovere, io mettevo la palla o io, quando lui aveva la palla, io mi muovevo. Quindi Gianluca per me è stato un giocatore fortissimo, ancora un giocatore fortissimo che fa le differenze in Serie A, quindi è stato bello e è un buon giocatore. Ok, grazie. Ci fermiamo per un attimo perché c'è la pubblicità, poi salutiamo Dino Zampacorta che deve andare a cena con Galliani, quindi... No, assolutamente non c'è gente che mi aspetta. Grazie Dino, ci vediamo tra poco. Grazie. Per altre domande a Benalic. Torniamo a Cucciari e Campioni con Mattia che ha una domanda per Benalì. Buonasera, sono Mattia. La mia domanda è se lei ha scambiato qualche maglia con qualche giocatore importante della Serie A. Sì, sono riuscito a cambiare la maglia con Mertens, con Hamsik, con Strootman, con tanti campioni, quindi... Per me è bello avere la maglia perché è un ricordo, quindi ho preso le maglie di alcuni campioni e è stato un piacere. Ok, ragazzi. Mi chiamo Diego e la mia domanda è: qual era il suo idolo da bambino? Com'è? Il suo idolo da bambino, chi era? Ah, mio idolo da bambino è stato Zidane, poi non lo so, ho sempre guardato, come l'ho detto prima, i giocatori che fanno la differenza, Iniesta, poi negli ultimi 10 anni Messi, però da piccolo penso nel calcio italiano ero Totti, quindi per me è stato un onore, l'anno scorso ho giocato contro lui, per me è stato il giocatore più importante nella storia d'Italia negli ultimi 20 anni. Ok, grazie. Buonasera, sono Cristian e la mia domanda è: in che squadra ha cominciato a giocare a calcio da bambino? Da bambino ho fatto dal Manchester City da 7 anni fino a 20 e poi sono arrivato in primavera e poi lì c'è seconda squadra, ho fatto primavera, seconda squadra, poi
Non sono riuscito a esordire in prima squadra e sono venuto in Italia. Sono venuto in Italia 5 anni fa, a Brescia, poi sono stato poco tempo a Palermo e sono venuto a Pescara. Ok, grazie. Buonasera, mi chiamo Angelo e la mia domanda è come reputa il suo club? Come reputa il suo club? Come ritieni il Pescara come società? Come giudichi il Pescara come società? Come società? Come la consideri, sì? No, per me Pescara è una piazza importante, come l'ho detto prima. Per me Pescara in Serie B, secondo me è una delle squadre più importanti che c'è in Serie B. Quindi è una squadra che lotta per promozione, è una squadra che gli ultimi 4-5 anni, quando è stato in B, ha sempre lottato per vincere. Quindi per me è una delle squadre più importanti, come l'ho detto. È una società che spinge, è una società che vuole far bene, che ha le ambizioni. Quindi io sono un giocatore che ha ambizioni pure, quindi noi andiamo d'accordo. Come l'ho detto prima, sto bene, quindi sono contento qua. Grazie. Buonasera, sono Filippo Parolini e la mia domanda è che se lei è scaramantico prima di una partita. No. Ha qualche gesto per... No, assolutamente no. Io scaramanzia lo odio, scaramanzia, io penso che è debolezza. Secondo me uno che cerca, non lo so, forse non ha fatto questo, quindi non può giocare bene, non ha fatto questo, quindi non può saltare, non può fare un scatto perché non c'ha le scarpe da calcio, non aveva le scarpe della settimana scorsa, che per me sono tutti alibi, quindi io non sono scaramantico, faccio una cosa questa settimana prossima, posso cambiare tranquillamente. Ok, grazie. Sono Alessio e la mia domanda è, ma mentre gioca a calcio, lei a cosa pensa e che sentimenti prova? No, penso a far bene, penso a aiutare la mia squadra, perché solo da piccolo ognuno forse pensa a se stesso, pensa a far bene così, però la cosa più importante è la squadra. Quando una squadra fa bene aiuta tutti, viene fuori il meglio di tutti, quindi quando una squadra perde ognuno soffre, nessuno viene fuori facendo bella figura, quindi per me quando vado in campo devo dare tutto per i miei compagni, per me stesso, per Pescara, che comunque mi ha dato sempre fiducia, quindi devo ripagare la fiducia che della squadra, dei miei compagni, del mister che mi mette in campo e della società che mi ha preso. Grazie. Buonasera, sono Federico e la domanda è: quali sono state le tue prime sensazioni quando sei arrivato qua a Pescara? Quando sono arrivato a Pescara già lo conoscevo perché ci ho giocato contro quando stavo a Brescia. Già conoscevo che era una squadra importante in Serie B, per questo che sono venuto qua per vincere il campionato. Già quando mi ha chiamato il mister Oddo mi ha detto che voleva vincere, ho detto volevo vincere pure io, quindi siamo riusciti a vincere il campionato. Per me Pescara, come l'ho detto prima, Pescara è una bellissima città, mia famiglia qui sta molto bene, quindi ho detto, per me Pescara è una delle città più belle che c'è in Italia, poi c'è una società dietro che spinge per vincere, quindi va tutto bene. Grazie. Buonasera, sono Alessandro e la mia domanda è: qual è stato il più grande sacrificio che hai dovuto affrontare prima di diventare un calciatore professionista? Sacrifici lo fai tutti i giorni, soprattutto crescendo da piccolo. Magari quando escono gli amici dovresti stare a casa, dormire presto, non andare alle feste. Non dico non ti devi divertire, però devi scegliere i momenti giusti, quindi forse questo, poi andando fuori di casa, imparando lingue nuove, così. Per me è stato molto difficile il primo anno in Italia, che non parlavo italiano, non avevo tanti amici, non facevo fatica a parlare in uno spogliatoio. Questo è stato un sacrificio importante perché poi mi ha fatto crescere come uomo, mi ha fatto crescere come giocatore, che ora sto molto bene in Italia, sto bene,
sto bene a Pescara, però se penso al primo anno qui in Italia ho fatto molto fatica, quindi secondo me è stato questo. Grazie. E questa era l'ultima domanda per Ahmad Ben Ali, grazie, e ci sono i nostri ospiti che vogliono aggiungerci alle domande dei cuccioli, avete qualcosa da chiedere o... Gli hanno chiesto di tutto. Bruno, come valuti le risposte date dal campione di questa puntata? Una persona molto umile. Direi che ha accontentato i ragazzi e la loro curiosità, per cui che in fondo era questo lo scopo, no? Di accontentare quello che i ragazzi vogliono sapere da un calciatore professionista, per cui penso che sia stato... perfetto. Il mister Luisse? Ma sono rimasto colpito molto dalla sua umiltà, sinceramente, molto. Tutto quello che diceva, nelle risposte, tutte con il giusto senso, ribadendo anche dei concetti che io ripeto in continuazione con loro, che se si vuole arrivare bisogna fare sacrifici, bisogna fare delle rinunce importanti. Sinceramente questo è un gruppo che di rinunce ne fa tante, perché... in tanti rinunciano alla festa di compleanno, all'uscita con l'amica, per prepararsi bene alla partita. Sotto questo punto di vista questo è un gruppo, come ho detto all'inizio, fantastico, che si sa anche organizzare. Approfitto nel dire che questo è un gruppo che a scuola va benissimo, hanno una media eccezionale, perché noi come società ogni trimestre abbiamo il controllo della scuola, oltre al discorso giornaliero, e devo dire che l'anno scorso a fine anno tutti mi hanno dato una soddisfazione incredibile. Quindi spirito di sacrificio, di organizzazione, tutte cose che se si mira ad arrivare ci devono stare. Qual è il consiglio di Ahmad Ben Ali per questi ragazzi che sognano un futuro da campioni? Come dice il mister, sono tantissimi sacrifici, di prepararsi bene durante la settimana, perché io penso così pure, alleniti come giochi, quindi se ti alleni bene durante la settimana poi capita che giochi male, però non è per mancanza di impegno, quindi se ti alleni bene è molto più probabile che giochi bene. I campioni forse si possono permettere a fare un po' di meno durante la settimana, però i giocatori devono fare tutto durante la settimana, sacrifici per farsi bella figura quando giocano la partita. Grazie, facciamo un applauso ad Ahmad Ben Ali. E noi con Francesco Salviani andiamo a fare il punto sulla primavera, che domani affronta il Frosinone. Puglia fatale per i baby biancazzurri. Dopo la sconfitta nella seconda giornata di campionato in trasferta contro il Bari 6 giorni fa sul campo di Apricena, la primavera di mister Epifani incappa nel secondo KO stagionale contro il Foggia. I rossoneri, dopo essere passati in vantaggio nella prima frazione, hanno portato nella ripresa a casa l'intera posta, vincendo 2-0. Domani, al centro sportivo Poggio degli Ulivi, gli abruzzesi dovranno dimostrare di aver capito la lezione e, con un po' di fortuna in più e qualche palo colpito in meno, portare a casa la vittoria per classifica e morale. In bocca al lupo al Pescara Primavera di Mazio Epifani, in bocca al lupo anche al Pescara Prima Squadra. Chi fa il in bocca al lupo a Ben Ali? Le tue parole per, come augurio per la partita di domani. In bocca al lupo e impegnati e vinciamo. grazie, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, grazie infinite ad Ahmad Ben Ali per essere stato con noi, grazie a mister Bruno Nobili che ritroveremo la settimana prossima, grazie a mister D'Ulisse, grazie a tutti gli under 13 del Pescara, grazie anche a Dino Zappacorta che è stato con noi, ringraziamo come sempre Francesco Salviani, Alberto Capo alle telecamere, Andrea Di Fabio in regia, Massimo Profeta per i servizi, Max Mucciani
Cianciante, responsabile della comunicazione della Pescara Calcio, Angelo Londrillo, il nostro tecnico audio Manuel Guaglione e tutti coloro che collaborano ogni settimana alla riuscita, anche al direttore del settore giovanile Giuseppe Geria. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti da casa, ci vediamo tra 7 giorni su Rete 8 Sport. Buona serata. Presidente, accetta il nostro invito? Certo. Mister, è un invito per lei. Grazie. Capitano, ti aspettiamo. Grazie. Simone Andrea è per te. Grazie. Abbiamo bisogno di una giornalista. Contratto annuale con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Parliamone. Cuccioli e Campioni, il venerdì alle 21 su Rete 8 Sport. Ragazzi, fate i bravi.